Salve a tutti i corsari del web, io sono il Coissaro e probabilmente riuscirò ad veramente uscire un episodio dopo un'ora di quale precedente. Andiamo, Estgard. Oh Gesù, un altro continente, Cristo Santo. Non finirà mai questo gioco. Comunque, da come aveva reagito Velvet, credo che andremo a finire nel suo vecchio villaggio. Ci siamo bloccati. Oh, un altro di quei sogni. Sapore aspro? Riesci a sentire i sapori? È solo nei sogni. È vero, ci sei anche tu. Io ti ho divorata. Il sapore del tuo sangue. Ceres si chiamava, no? Come ho potuto? Oh, ma cosa ti penti adesso, su? Hai preso il potere di spezzare le barriere con lei. Eleanor, there's something I want to be sure we get perfectly clear. Oh. All right. What is it? Luffy said is not your little mother. That's all you wanted to say? You realize he doesn't belong to you either, right? Indeed I do. Luffy says his own person and not anyone else's. You're right. Malakim aren't just tools to be used by exorcists as they pleased. I'll be more careful not to forget that. Good, as long as we're on the same page. Since we're on the subject of reminders, you haven't forgotten our little... Ah, certo che non l'ho dimenticata. Faremo fuori Artorius. No, I haven't forgotten. A word of caution. People can fight against pain, but they can't fight against happiness. Non ho capito. Winning our bet, I'd steer clear of ill-fitting dreams. Sorry to break it to you, but all I have anymore are nightmares. Accidenti. Una cazzo in particolare, devo dire. E abbiamo raggiunto per la prima volta, credo, Estgard. Good thing we didn't wind up getting lost in it. Of course we didn't. Who do you think is running this? Chi crede che governi questa nave? Shameless rogues who are very good at shameless roguery. Va bene. Non l'avrei detto meglio. Ah, wow. But it's strange. These waters don't usually see much fog. Taliesin, città a picco sull'Oriente. Va bene. A picco sull'Oriente. Allora andiamo a vedere un po' che... Ui, ma abbiamo una bella spedizione. Andiamo insieme a controllare che cosa abbiamo trovato. Perso, vittoria, vittoria. Ehi, ho trovato dei tarocchi antichi. A me piacerebbe avere dei tarocchi antichi. Legione speciale di Rangel. Una nuova area subcontinente americano. Marciano. Ragazzi, non c'è stato un minimo di fantasia. Ah, ah no, sì, ok, hanno cambiato una lettera e hanno scambiato due. A-M-E-R-I-C-A-N-O. Va bene, americano, sì. Alla matriciana. Quanto qua? Livello 10? Va bene, continuiamo ad esplorare qua. Scats in the parting. Sì, the party. Esploratori di successo. Oh, questo deve essere per questo. It's all thanks to you guys chipping in. Oh yeah! We haven't done all that much. No, sì, abbiamo solo fatto rigare le cose. Worse things happen at sea, you know. Ma è pieno di insidie. Ship could always get eaten by some giant tentacled horror from the deeps. Bello. Danger is a part of the job. Besides, Ifrit's pirates are all about venturing into the unknown. I wonder what's still hidden out there for us to find. Oh yeah! L'isola del terrore, per esempio. Ancient legends. It's an island that moves. Si sposta. Wow. Really? I've never heard of an island like that. Nobody knows if it's real or not, which is exactly why we have to try and find it ourselves. Così troviamo il tesoro di One Piece. Un pezzo. Ah. Don't get too excited just yet, kiddo. It's good to have enthusiasm and all. But I bet this place non is è casuale. For a reason. I'm not too worried. Wow! No, adesso Maglusi sarà rattristita, cacchio. Ogni volta si spaventa Lafiset. Adesso no. Temo che ormai l'abbiamo perso.
Looks like it. Oh yeah! Lafiset, immunità alla paura, grado 1. Ehi! Hey, Lafiset, corricchi, eh? Wow! It's like a castle! Vero! Un castello! This used to be the base of operations for a rich trading family. When trouble came knocking, they were ready for it, to say the least. Wow! They must have had a lot of enemies! But that was a long time ago. Nowadays, it's just another town in the middle of nowhere. But even so, to us, it was the big city of our dreams. You know this area well. I grew up near here. Keep on going, and you'll run into a bar. Eccolo qua, si immaginava. Then, the Therian is... Yeah, somewhere in my village. Probabilmente nel pozzo. Okay? No one will know me there. Everyone I knew, I already devoured. Ma dai, non è stata colpa tua, Velvet, è stata colpa di Artorius, credo. Oh, gatto! Ciao! Oh, sei passata a Nico? I missed out on buying that special chi è, ma chi è Nico? Ma non ci frega nulla, eh? I wish she'd just open up a shop here. Chi è Nico? You'd think it would be easier than always having to make the long trek from Abal. I heard she doesn't want to leave the village because she's waiting for her missing friend to return. Eh? What are you talking about? Abal's nothing but a ruin. What? Well, you're a morbid young woman. Sure, the place was hit pretty bad by a demon a few years ago, but it's not like it's abandoned. Many of the villagers were hurt, but thanks to Lord Artorius, nearly all of them survived. Cosa? Can't be. It can't be. Yes. In fact, there's a girl from there, Nico, who comes here once a week to see. Com'è possibile? Yesterday, my husband sent medicine to the general store there and got some juicy prickleboar meat in return. That can't be right. I, with my own hand, I. Velvet. Corriamo. Velvet la conosce? Nico è la sua migliore amica allora a questo punto. The map, but it sounds like someone's been coming from there with things to sell. Do you think a new group of settlers moved in? Apparently that merchant Nico is someone Cavolo. That knows. She said something about Artorius having saved the village. Do you think it had something to do with the Earth Pulse point? I can't say. We've heard too many conflicting things. This feels wrong to me. Really, really. Mi sembra tutto sbagliato. Cosa succede? We don't find the truth by wandering blindly in the dark. The path forward is our only way. Right. It's not like we can turn back. Eh no, per tornare indietro non possiamo. What if there's darkness ahead too? Then we'll take a nice nap together. Forever, probably. Eh? Povero Bien. What's going on? That's what I'd like to know. Che non ho capito. Meglio correre intanto. Eh? That festival over in a ball sure was fun, wasn't it? La festa da ball. What a cheerful and happy place. And the food was amazing. I'd love to go back. Che festa! I loved the prickleboar meatballs. Nico's quiche was so good. It was a master quiche. This Nico must be a great cook. I'd love to try this next. Vai, avete un momento alterata. Where did you learn a joke like that? Anyway, Taliesin's Fisherman Festival is coming up soon. We've got to show the folks from Abal a good time. Yeah, I'm gonna help my uncle catch lots of tasty fish. Che strano! Sì, dobbiamo andare a vedere. Oltre il bosco di Morgana. Ma effettivamente è da tanto tempo che non andiamo in questa. In questa foresta. Vediamo un po' cosa dicono qua gli amici. Chissà com'è il paese natale di Velvet. Il paese. I've heard about it from other sailors, although that was a long time ago. They said it's a fairly plain place, and it's home to rustic, hospitable folk. Schietta ma ospitale. That sounds like any country village to me. I wonder if Velvet used to be rustic and hospitable. Sì, sì. Oh, you mean to say she's devious? Sfacciata e maleducata? Not at all. È un poco. It's okay, you can admit it. It's pretty much the truth. Well... I imagine she was a plain, hard-working girl. Hmm? You really believe that? Perché no? Call it a guess, really. I bet she was a cheerful, loving sister. Che cocco. So. And now she's the Lord of Calamity. E ora è il Dominus delle catastrofe. Friends, maybe she'll remember some of what she's lost.
But what has she lost? Ah, accidenti. Cos'è? Cosa sono? Che cos'è? Un lupo in armatura? Ma no, senti. Lupo in dem... Aia, 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 aia. Andiamo a vedere cosa succede al villaggio. Che cosa strana però, sarebbe veramente assurdo se... Veramente, cioè, oh Gesù santo. Sarebbe stranissimo, c'è anche un codice rosso qui da queste parti. Cos'è con... Ah, è la vendetta del Dodò. Oh Gesù, i Dodò maledetti. Say, do you know why Velvet was sent to that prison island in the first place? It had to be to fuel the other prisoners' malevolence to a Nominot, right? There's an Earth Pulse point near a ball, right? Wouldn't it have been easier just to leave her there? Lack of food, probably. I heard she devoured the entire village. Could that rumor really be true? Who can say? Let's ask Aizen's coin. You know it doesn't work like that. All right, let's think. Why else would Artorias move Velvet to the island? If she was the first Therian he captured... He needed a guinea pig to test out what was written in the ancient book. Precisely. Ah. He made a special cage for her in the island prison, where Earth Pulse Point and Malevolence met. Then he used Velvet to test how Therians work. I could see him doing that. But turning his own family into an experiment. I'm just offering a theory. But a man willing to sacrifice his brother's life wouldn't likely show mercy to his sister either. Ma ero. How could he be capable of such things? Lo scopriremo alla fine. Just how badly he wants to save this world, or perhaps there's no other way it could be saved, huh? La religione Hahistgand. Questo è il codice. Stavo per dire, questo è il codice rosso. Una puzzola! Una puzzola con la barba! Veramente! Va bene, signor! Puzzola con la barba! Puzzola barbuta! Mamma mia, che qua... colpo di coda! Oh, Jesus Christ, che puzza! Che razza di mossa ho fatto? Ci sono tutti che augurano la morte a sta puzzola, veramente. Luna di sangue? Ehi! Shit. Miseria ladra. La fissette, dai immediatamente una bottiglia della vita a lei, che vorrei utilizzarla ancora io. Sì, magari me la fai anche utilizzare la belpa, te? Che sono più dedito. Cristo santo. Questo demone codice rosso, nonostante la stazza, è bello forte. Bello forte, sì. Mi sa che salterò un'intera battaglia, perché... Tanto... Oh, Jesus Christ. È fortissimo, raga. Sì, però... Usa la tua arte mistica prima di... morire. Ma
Oh, che fatti caccia. Meno male che ho scoperto che il Bone Aizen può riportarci in vita. Ascoltiamo la religione di cosa? Di Estgand. Ah. You might be setting yourself up for a disappointment. Have you been there before? No. But if there's any such kind of grand structure here, it wasn't recorded in the Abbey's archives. Eastgand has long been a frontier, and civilization here was never really developed. Plus, the land to the east is said to be unstable, making it hard to build anything too large there. Even if a temple had been built there, the shifting earth would likely have swallowed it without a trace. The worship of Innominat may be widespread now, but just a few years ago, Empyrean faith was all but dead. Ovviamente. Right. Still, if you actually searched for the ruins, I bet you could come up with something incredible. We've seen underwater and underground temples, so why not a temple in the sky? Un tempio nei cieli. Wow. It's a romantic thought. Cazzo, in the sky. Scusate. Rimembranze di In the Groove barra Dance Revolution. Hey, that's the beauty of magic. Anything could happen. A flying temple, a beautiful woman being sawed in half. Segata a metà. The border between dream and reality is as fine as a frog's hair. Maybe you just spend too much time daydreaming. Maybe. Ma forse. Velvet. Ogni volta non capisco. Ehi! Apriamolo! Ciao! C'è una coda Shiba, ma non la metterò mai nella vita. E allora, per questa lunga battaglia non so quanto tempo abbiamo a disposizione, perciò io credo che come ultima cosa, anche perché tra un po' mi devo andare a vedere con i miei compagni, vediamo un po' cosa è successo al villaggio, se è qui. Oh mio Dio, ma è... Questa è tipo la prima mappa che abbiamo esplorato con Velvet. Eh? Ehi, ma adesso... Dai, c'era anche il segnalino adesso. Forse avevamo ottenuto il potere di salto supremo della fede. Cose così. Dovremmo essere qua... Ehi! Oi! Cosa nassi? Cosa succede? Oh Gesù, è lei però. Ma è proprio lei. Com'è possibile? Non è possibile. Oh, un'altra boss fight. Buongiorno regina di Xenomantide. Com'è possibile che Nico sia qui? Ah, saranno solite cose di Artorius. Insomma ragazzi, Artorius fa le merda, ormai l'abbiamo sempre capito. È il riassunto di questa avventura. Artorius è ciò che combina. Oh, questo coso indistruttibile, come lo si mette però, eh? Sempre in guardia, oh. Spazzata a sinistra, spazzata a destra. Raga, resiste a tutto. No, no, non usare caricare. Ah, non sei riuscito nella tua carica. Oh, però, guardate che è resistente sto maledetto. Proviamo a cambiare con l'asset. V, vai, Maghilu, adesso ci pensi tu. Cosa sta facendo? Raga, cioè, questa, la Velvet con intelligenza artificiale sta facendo cose che la vera, che io non riesco a fare con... Aia, no, non caricare. Aia, che dolore. Aia, aia. Oh, che dolore. Ah, non riesco più a parlare. Aia! Intimidazione. No, non caricare! Vai, adesso giochiamo un po' con l'Apis. Lanciamo solamente incantesimi finché il coso non esplode. Dolore disgiunto. Così facciamo forza statica anche, che è incredibile. Dovrebbe essere una cosa figa. Non ho ancora ben capito cosa combina. Oh yeah, va! Guardate che l'Apis te lo picchia senza che faccia tutto il tempo resistente. Ok, forza statica, lanciamo incantesimi finché si può. Andiamocene prima che ci picchi.
Oh shit. Oh, miseria ladra, ira divina. Allora, I can't believe it. Cosa succede qui? Con questo amico. Velvet? Velvet. Ed è veramente lei. How are you alive? I could ask you the same question. Where have you been this whole time? You just up and disappeared. Everyone thinks that you were eaten by a demon. Oh, Gesù. Adesso danno la colpa a me. I knew it couldn't be true. You're too strong to let some crummy demon take you down. You're alive. Oh, Gesù. È confusa. È così confusa da colpirsi da sola. Ma cosa succede qui? Dai, non si capisce più nulla. Sorry, I didn't mean to embarrass you in front of your friends. Amici. I had to let everyone know the good news. You finally come back to us. Nico's alive. She's alive. Don't let your guard down. I've got a bad feeling about this. Potrebbe well, essere. Naturally, we've got a Reaper with abbiamo us. Un mietitore con me. Abbiamo Let's il mietitore con me. We can ask everyone there exactly what happened. Yeah. Signori, abbiamo anche visto troppo. Troppo. Velvet, troppo. I have to ask. Are you sure that the other villagers died that day? Seria, se sono morti? It's not like I have time to check. Signori, spero che il video vi sia piaciuto. La concludiamo qua, che io ormai non ho capito, non sto più capendo nulla. Ah, questo gioco avrà mai una fine? Non si sa nemmeno quello. Cioè, spero che vi sia piaciuto. Come solito, lasciate iscrivervi anche alla pagina Instagram, condividete il video, iscrivetevi al canale. Come solito, ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di Tales of Berseria. Io ormai sto di nuovo esplodendo un attimo. E beh, bisogna tornare anche a questo momento. Arrivederci. Wii-u.